lo sa. E il segno di quel ragazzo mi fece tornare al periodo della gioventù, quando faceva parte della mia vita, quando quel gesto era importante, era il mio saluto, era insieme all'inchino il mio buongiorno. Così decise di entrare, superando in un attimo tutte le incertezze e le assurde convinzioni che per anni avevano farcito la sua esistenza. Il luogo era immenso, la cattedrale era semioscura e poche luci filtravano dalle alte finestre, chiuse da mosaici di vetro colorato. Man mano che avanzavo fra i banchi di legno, l'odore della cera e dell'incenso mi saturava le braccia e mi riempiva la mente di loro. Io così.